Abbiamo ora con noi la professoressa Sveva Magaraggia, con la quale approfondiremo appunto il tema della violenza contro le donne e in particolare la rappresentazione della violenza nei media. Parliamo dell'opera scritta dalla professoressa Magaraggia che si intitola Relazioni brutali e quest'opera ha una caratteristica particolare, ovvero è divisa a metà. La prima metà si occupa della violenza esercitata dagli uomini contro le donne, la seconda metà della violenza esercitata dalle donne contro gli uomini. La prima domanda che vorrei porre, professoressa, è come mai avete deciso di dividere il libro a metà, pur essendo la violenza esercitata dalle donne contro gli uomini un fenomeno che, almeno dal punto di vista quantitativo, è poco rilevante? Sì, allora intanto grazie per la domanda perché è un nodo importantissimo e con la collega Elisa Giommi con cui abbiamo scritto questo libro abbiamo davvero discusso molto di questa scelta metodologica. In realtà è stato un azzardo che secondo noi è valso la pena fare. Perché? Perché il genere, il concetto di genere è un concetto relazionale, che significa che genere sta a indicare tutte quelle relazioni tra il maschile e il femminile e ci dice la teoria, per studiare il maschile bisogna comprendere anche il femminile e viceversa. E quindi, pur sapendo, come giustamente ha detto lei, che la violenza che gli uomini agiscono contro le donne è assolutamente prevalente e non è paragonabile alla violenza che le donne agiscono contro gli uomini, da un punto di vista teorico tenerle insieme e metterle in tensione ci ha permesso di scoprire alcuni meccanismi della violenza di genere, quindi anche della violenza degli uomini contro le donne, che prima non erano emersi. Quindi questa è stata la scelta, la ragione che sta dietro a questa scelta. Infatti dopo le chiederemo anche di approfondire la questione violenza agita dalle donne, però intanto invece vorremmo soffermarci un attimo sulla questione maschile e maschilità. Sì, esatto, all'interno del libro emergono per l'appunto due concetti quali appunto la maschilità egemonica e l'universale neutro maschile. Innanzitutto volevamo chiederle appunto perché un modello rigido che rappresenta la maschilità in un certo modo può essere un problema non solo per le donne ma anche e soprattutto forse per gli uomini. E poi quali sono appunto il significato di questi due termini per l'appunto maschilità egemonica e universale neutro? Allora, è un problema per gli uomini e questo per fortuna ce lo dicono in primis gli uomini, appunto molti colleghi si sono messi a studiare la maschilità e si sono accorti che essere imbrigliati in delle norme culturali molto specifiche, anche se apparentemente di grande potere, ha delle forti ripercussioni anche su di loro e su di voi, visto che la domanda me la fa lei. Un esempio per capirci: spesso ancora oggi ai bambini piccoli si dice, e se andate al parco e state al parco per un'oretta lo sentirete ripetere, non fare la femminuccia, non piangere. Questo cosa comporta? Perché i veri uomini non piangono, no? Cioè questo è un modello. Questo comporta che il bambino piccolo che sente un'emozione di tristezza, un'emozione negativa, impara che non deve esprimerla. E quando poi questi bambini crescono e diventano degli uomini adulti e si confrontano con le loro compagne oppure diventano padri e devono relazionarsi con i figli, con i propri figli, fanno molta fatica a parlare di queste emozioni anche negative, della tristezza, della rabbia, perché non hanno potuto sviluppare una grammatica emozionale, non sanno parlare di queste emozioni, le hanno dovute rimuovere. Quindi in generale il modello rigido blocca moltissimo anche la possibilità di esprimere la vasta gamma emotiva per i ragazzi. Sappiamo che è peggio un modello rigido perché se guardiamo le statistiche sulla prevalenza della violenza degli uomini contro le donne, sappiamo sempre, premessa, che sono statistiche da maneggiare con grande cautela perché non è un fenomeno semplice da rilevare, da misurare, però possiamo vedere che nei paesi in cui i ruoli di genere sono più rigidi, quindi dove lo spazio pubblico e privato dei maschi e delle femmine è diviso in modo più rigido, c'è una più alta prevalenza di violenza. Quindi il modello rigido non ci fa bene né a noi donne né agli uomini. I due concetti di cui mi chiede in realtà,
all'interno del concetto di maschilità egemonica era chiuso anche l'idea di un modello unico di maschilità. Maschilità egemonica è un concetto che viene messo a punto da Raven Connell, che è una studiosa australiana oramai un bel po' di anni fa, e di fatto indica quella cosa che non c'è, mi sarebbe da dire per semplificare, cioè è un modello di maschilità che in realtà non esiste, a cui però poi tutti gli uomini tendono e devono tendere. Pensate che Connell, quando si è accorta ed è riuscita a mettere a punto questo modello, studiando un famosissimo surfer, sapete che in Australia quelli che fanno surf è uno sport molto riconosciuto e molto praticato anche, e c'era questo ragazzo che faceva surf famosissimo, che veniva preso a modello di maschio ideale, bellissimo, sportivo, e Connell è riuscita a intervistarlo. E nell'intervista emerge che questo uomo, questo ragazzo, per poter incorporare quel tipo di maschilità era perennemente a dieta, non usciva mai, non aveva relazioni con donne, non faceva sesso prima delle gare, aveva un regime di vita praticamente monacale. Mm-hmm. E quindi mettendo insieme questo racconto di esperienza pratica che uno deve fare per diventare quel maschio lì, si accorge che è un modello che non esiste, che però continua a essere visto come un modello vincente. Effettivamente è una cosa di cui ci rendiamo conto in realtà anche nella quotidianità, credo più o meno tutti. Sì, basta per un attimo provare a fare agire un po' di riflessività e guardarsi e pensare a quello, a come siamo stati cresciuti, al mondo in cui ci muoviamo, che ci accorgiamo che sono modelli ancora assolutamente presenti, cambiano. La grande intelligenza di Connell è che dice che questa maschilità egemonica è un modello che può cambiare a seconda delle diverse società e a seconda delle epoche storiche, però esiste sempre quel modello a cui bisogna un po' tendere. Un modello che viene, penso, anche rappresentato molto attraverso i media e i racconti che riceviamo quotidianamente. E proprio certo. Perché l'opera Relazioni brutali si incentra sulla questione rappresentazione della violenza, appunto una delle domande che ci eravamo chiesti era se potesse parlarci di quali sono i principali errori che vengono commessi nella rappresentazione di questa violenza nei media. Sì, volentieri. Allora, anche questo è un argomento molto complesso e molto articolato. Quello che vi posso dire così a spot è questo, che da una decina d'anni a questa parte, quando si studia, quindi noi nelle università che studiamo la violenza degli uomini contro le donne, appunto mettiamo al centro del discorso il soggetto che agisce la violenza. Mm-hmm. Quindi sono il nodo. Per riuscire a risolvere questo problema dobbiamo parlare con gli uomini, dobbiamo capire perché ci sono così tanti uomini che picchiano, violentano, no? Controllano le proprie compagne, mogli, eccetera. Questo passaggio è un passaggio più complesso da fare a livello di rappresentazione. Una donna che lavora nel mondo delle pubblicità, Elisa Coco, aveva scritto un articolo per un libro che avevo curato con Daniela Cherubini, un'altra collega, e giustamente iniziava il suo articolo dicendo: se vi dovessi chiedere di chiudere gli occhi e immaginarvi una campagna contro la violenza degli uomini contro le donne, probabilmente vi viene in mente il volto di una donna, il volto tumefatto di una donna. Sì. Perché? Perché è sempre stata rappresentata così la violenza. Invece che dire: cari uomini, avete un problema, abbiamo un problema di norme culturali, come possiamo fare per evitare questa escalation di violenza, si mette il volto tumefatto di una donna e si dice: ecco, guarda, è lei che non denuncia, è lei che dovrebbe riuscire a uscire dal ciclo della violenza. Quindi il primo errore che si fa è una rivittimizzazione delle donne, perché già sono all'interno di una relazione violenta, in più tutto il carico della fatica del dover uscire da questa relazione viene messa su di loro, e se loro non riescono a farla sono colpevoli loro stesse. Quindi il primo è nodo questo. Se voi provate a far caso alle pubblicità, che le campagne che vedete in giro, spesso sono campagne che vedono come soggetto il femminile. Solo di recente, anche grazie a tutto il lavoro teorico che è stato fatto dentro alle università, si iniziano a vedere campagne in cui compaiono anche gli uomini. C'è la campagna Noi No, quindi
diciamo, il primo grosso nodo è questo: le campagne più innovative sono campagne che parlano al maschile e che chiamano gli uomini non violenti a prendere parola contro la violenza, perché l'altro elemento è questo, che non è che siano gli unici, come dire, gli uomini non sono solamente colpevoli di fare violenza, ma possono essere anche molto degli alleati molto importanti per combattere questo fenomeno. E quindi, oltre a rivolgersi al maschile in quanto colui che è il soggetto che agisce violenza, le campagne più innovative si rivolgono al maschile per dire: tu che sei un uomo, aiutaci a fermare altri uomini che sono violenti. Quindi questi sono, diciamo, gli elementi positivi. Un altro problema che si fa è che spesso le donne vengono rappresentate unicamente come vittime. Ecco, l'altro grande errore che è stato fatto, se volete, in passato. Cosa vuol dire questo in termini di immagini o di campagne? Significa che se viene rappresentata solamente un'immagine di donna all'interno di una relazione violenta, la voce fuori campo spesso è una voce maschile che dice: per uscire dalla violenza dovete, potete, dovresti, se si rivolge direttamente a lei. Quindi, di nuovo, togliendo l'agency, togliendo il potere alla donna che sta all'interno di questa relazione. Quindi sostanzialmente finisce che la donna sembra dipendere sempre comunque da qualcun altro, cioè le sue sorti non dipendono da lei stessa. Da qualcun altro, che di solito è uomo. Esatto. Sì, questo è, diciamo, sono gli errori più comuni che potete rintracciare nelle campagne. Nel libro citate anche un altro tema che risulta essere problematico, ovvero quello dell'amore romantico, che presenta alcune criticità. Perché? Allora, anche su questa tematica hanno scritto non so, centinaio almeno di libri, quindi è molto complesso in poche parole dirlo, però quello che abbiamo notato è che purtroppo nelle costruzioni retoriche dell'amore romantico la donna viene rappresentata come colei che per amore si sacrifica. Mm-hmm. E guardate, non sono cose molto distanti, perché alcuni libri, per esempio uno molto bello scritto da Iacona, che è un giornalista, ha fatto il giro dell'Italia per preparare la sua trasmissione, ha fatto un approfondimento sulla violenza degli uomini contro le donne e ha anche pubblicato in un testo i racconti che aveva incontrato in questa ricerca, e ci sono, è molto interessante perché ci sono tantissime interviste a ragazzi e ragazze molto giovani, ed è normale che le ragazze giovani, quindi di 13-16 anni, dicano: ah sì, poi ho trovato il fidanzato, mi sono messa con un altro ragazzo e la prima cosa che ho fatto è ho diminuito la mia presenza sui social, quindi no, mi ritiro, a questo punto sono fidanzata e o meno lo spazio nello spazio pubblico, in questo caso nell'online. Quindi questo tipo di retorica è una retorica che compare spessissimo, accompagnata dall'altra retorica degli uomini che, se volete, non sono autosufficienti. Provate a farci caso quante volte sentite, magari persone un po' più adulte che vanno a convivere, la donna che dice: ah sì, devo sempre cucinare io, perché se lasciassi la cucina in mano a mio marito potrebbe farmi solo un uovo sodo e poco più, no? Oppure io faccio molte interviste, mi occupo anche di genitorialità a giovani genitori, e spesso quando le mamme vanno via e lasciano i bambini con i padri, preparano e surgelano pranzo e cena per tutta la settimana o per il lasso di tempo che sono via da casa. Quindi il problema speculare per il maschile è che il maschile viene costruito come non autosufficiente, non capace di prendersi cura di sé. Quindi dipendente dalle cure. Quindi dipendente dalle cure della donna. Esattamente, completamente dipendente dalle cure femminili. Cosa succede? Che quando questo femminile, o quando i due decidono di chiudere una relazione, l'uomo non si sente solo come uno abbandonato dalla propria compagna, ma si sente anche come un bambino abbandonato dalla propria madre, perché non è in grado di cucinare, non è in grado di vivere una vita degna di questo nome. Sì, questa... E quindi cosa succede? No, prego, prego, scusi. Cosa succede? Succede che proprio nel momento in cui le coppie decidono di non stare più insieme è uno dei momenti in cui aumenta moltissimo la violenza di genere, perché l'uomo non riesce ad accettare questa scelta, perché in realtà si sente perso.
Quindi l'altro grosso problema, che è sempre collegato a quello che chiedevate all'inizio, no? La maschilità egemonica, eccetera, l'altro grosso problema è che gli uomini, non potendosi prendere cura di sé e del mondo che hanno intorno, poi alla fine si trovano come degli eterni bambini, non adulti. E quindi quando vengono lasciati dalla propria compagna si sentono proprio come dei bambini abbandonati. Ok. Sì, esatto. Cioè, stavo dicendo che era uno dei punti che mi aveva molto colpito all'interno del libro, infatti ce l'ho segnato lì e quindi anche un po' da psicologo mi è venuto molto in mente, cioè da psicologo in formazione, per carità. Certo. Mi era venuto molto in mente, cioè, diversi dei miei studi, soprattutto un po' di quel Freud che sentiamo sempre parlare, di cui sentiamo sempre parlare noi altri. No, certo, è un nodo molto delicato perché appunto si co-costruisce questo rapporto, questa relazione, questo modo di parlare di amore, perché appunto quando poi, torno all'esempio che vi facevo delle interviste o dei focus group che faccio con i giovani genitori, le madri, queste donne che preparano pranzo e cena per mariti e figli, lo dicono con una sorta di compiacimento. Perché? Perché all'interno della dimensione del dare cura c'è anche una grande dimensione di potere. È bello sentirsi indispensabili. Il problema è che questo essere indispensabili è una forma di potere molto pericolosa, perché crea tutto quello che vi dicevo prima, cioè del fatto che un polo della coppia non è per niente autonomo. Sì, anche poi è una forma di potere un po' effimera, nel senso che dà sensazione di potere, ma nella realtà il potere è in mano all'altra persona. Perché dal punto di Esattamente. vista pratico sostanzialmente fai tutto e l'altro non fa niente. Esattamente, è un po' quello il nodo. E sì, sui libri da consigliarvi ve lo dico dopo perché c'è un libro che riesce a spiegare questa dimensione in modo molto semplice. Ok, allora intanto cambiamo un attimo faccia della medaglia, passiamo a parlare di donne che invece commettono violenza. Esattamente, anche Sì. qua emerge appunto come nel libro ci sia una sorta di dicotomia tra le categorie di donne che commettono violenza. Voi parlate di bad or mad e quindi chiediamo che cosa fanno riferimento questi termini e soprattutto qualche esempio per capire meglio nel pratico. Allora, sì, intanto tutta questa parte di violenza agita dalle donne è stata scritta e studiata dalla mia collega Elisa Giomi, ci tengo a dirlo, che ha fatto uno studio molto approfondito perché esiste poco in letteratura su queste tematiche. Due nodi sono emersi quando si studia la violenza agita dalle donne. Uno è questo discorso del bad or mad, e adesso ci arriviamo, ma il discorso principale che ci ha molto colpito è stato questo, che se le rappresentazioni di uomini violenti ci parlano di uomini cattivi, le rappresentazioni delle donne violente ci parlano di donne che sono delle cattive donne. Cioè non solamente delle donne cattive, ma sono cattivi esempi, brutti esempi di femminilità. Cioè la violenza può essere coniugata al maschile, ma se una donna diventa violenta deve essere allontanata da quello che è il discorso generale sul femminile, quindi non è una vera e propria donna, quindi è una donna cattiva. Quindi o è una matta. Quindi il MAD, quindi sono donne che non corrispondono ai canoni tradizionali di femminilità, oppure è proprio una cattiva donna, quindi spesso sono lesbiche, sono donne omosessuali. Quindi si usa l'orientamento sessuale per allontanare la donna violenta da quello che è il canone della femminilità. Quindi questi sono un po' i due giochi che vengono fatti. Elisa Giomi ha studiato tantissime serie televisive, che adesso non saprei neanche ripetervi, però la retorica narrativa è proprio questa. L'uomo violento può comunque essere uomo, invece la donna violenta non può essere una vera e propria donna. Le Quindi uniche che non vengono rappresentate o come matte oppure appunto come lesbiche sono quelle che sono violente perché devono vendicare un torto subito. Di solito devono vendicare l'uccisione del padre o del compagno. Quindi quella, come dire, la vendetta è l'unico margine molto sottile, legittimo per una donna per diventare violenta. in pratica non ci sembra possibile a livello culturale che la donna possa essere violenta.
se non in maniera deviante, perché è deviante in qualche maniera. Esattamente. Nel discorso, nella rappresentazione, nello spazio semantico della femminilità non c'è spazio per la violenza, mentre purtroppo lo spazio semantico della mascherità è molto occupato dalla violenza. E parlando di prodotti mediali, anche se ovviamente le ha detto che non si è occupata lei di questa parte nel libro, riuscirebbe a farci un commento veloce su due prodotti in particolare, ovvero 50 sfumature di grigio e Law and Order, unità vittime speciali. Il primo che tira un po' in ballo il discorso su rapporto uomo-donna, dipendenza, violenza, e il secondo che parla in maniera specifica di stupri. Sì, sono due prodotti estremamente diversi, perché in 50 sfumature di grigio sia, come dire, il film che il libro, in realtà tutto il gioco è un gioco più sull'erotico, cioè viene presentata una relazione sadomaso, sadomasochistica. Sul sadomasochismo bisogna proprio fare un discorso a parte, perché nel momento in cui, e uno dei presupposti del sadomasochismo è proprio questo, quindi nel momento in cui c'è un accordo tra i due, allora all'interno di un patto uno può agire e subire violenza un po' come vuole, quindi lo si problematizza da altri punti di vista, però c'è questo tipo di patto. Anche nel libro, appunto, come avete detto anche voi, in parte viene giusto citato questo perché è un esempio di traduzione pop del coniugare amore e violenza. In particolare, però, di 50 sfumature di grigio, a me sembra che Christian Grey incarni abbastanza l'uomo che ha descritto poco fa, cioè l'uomo che è totalmente incapace di badare a se stesso, perché lui è totalmente dipendente in maniera emotiva e poi in realtà anche per cose pratiche dalla sua ragazza, cioè da Anastasia. E quindi certo, in realtà un po' incarna quell'uomo che esercita potere, però allo stesso tempo è dipendente dalle cure della donna. Certo, certo. Perché il potere, come dire, il potere della cura, in realtà dare cura è una dimensione che dà tantissimo potere, perché si tiene in vita una persona, no? Noi dipendiamo dalle cure, dalle relazioni reciproche, però è un potere che è sempre stato celato. Quindi riuscire a dirci il vero potere sta nella cura, nel dare la vita, in questo tipo di attenzione, è un qualcosa che assolutamente non viene ancora visto. Quindi certo, lui è proprio il prototipo, ed è anche un po', come dire, la loro relazione il prototipo della relazione del paradosso che c'è all'interno di una relazione sadomaso, no? Mm-hmm. Dove non si capisce mai bene, a seconda dal punto da cui si guarda, chi effettivamente detenga il potere. Però, ripeto, il sadomasochismo lo terrei fuori dal tutto discorso, okay, della violenza di genere, è una cosa un po' particolare. Mentre sicuramente Law and Order, che è appunto una serie televisiva arrivata ormai, non so più quale stagione. 21esima, unità vittime speciali 21esima. Quindi appunto parliamo di anni e anni e anni che viene girata, è sicuramente molto interessante. Appunto, noi non ne parliamo nel libro, io la vedo, ne ho viste un po' di stagioni in televisione, secondo me riesce a rappresentare la violenza di genere e l'incontro tra l'istituzione, polizia e le vittime o gli attori, gli agenti di violenza in un modo molto attento e molto particolare, quindi non ho mai fatto un'analisi puntuale, quindi ti parlo più da sociologa seduta sul divano che si guarda le serie televisive, però sicuramente fanno un lavoro molto interessante da un punto di vista di rappresentazione. Infatti io, è una serie che seguo con passione più che altro perché spesso propone dei temi molto molto interessanti, anche molto molto attuali, quindi dà sempre ottimi spunti di riflessione. E poi un'altra cosa un'altra cosa che secondo me è molto apprezzabile, appunto, vedere come cambia il modo di rappresentare le cose a distanza di anni. Una serie così longeva ti permette proprio di visionare dalle prime stagioni alle ultime come è cambiato il modo di parlare di violenza di genere e quali sono le rappresentazioni che se ne fanno ora. Anche assolutamente, anche quali siano le tecniche che adottano per far emergere i nodi della violenza, i traumi, quindi sicuramente è una serie molto interessante. E in generale,
Parlando appunto in generale di quelli che sono contenuti televisivi o anche romanzi, quando leggiamo o guardiamo qualcosa, che domande dovremmo porci per capire se il prodotto sta rappresentando la tematica della violenza in maniera, tra virgolette, corretta o se sta facendo degli errori sui quali dovremmo stare attenti? Sì, guardi, qua il suggerimento ce lo fornisce direttamente Goffman, che è un sociologo, che ha fatto moltissimi studi sulle rappresentazioni all'interno del mondo della pubblicità, in particolare del femminile, di questo si è occupato lui tra le altre cose, e ci dice sempre per riuscire a vedere uno stereotipo, che quindi per definizione è spesso invisibile perché amplifica alcuni aspetti del senso comune, basta usare, fare un gioco dell'invertire i ruoli. Cioè, io provo a immaginarmi la stessa pubblicità e al posto della figura femminile metto una figura maschile. Se la posizione del corpo, lo sguardo, quello che eventualmente dice ci sembrano assurdi, ci fanno ridere, allora significa che è all'opera un qualche meccanismo che probabilmente è un meccanismo che non funziona tanto bene. Ed è una cosa, come dire, non è, l'hanno fatto in tantissimi, in particolare collettivi che si sono occupati di subvertising, quindi no, di gioco a sovvertire le diverse pubblicità, utilizzano questa tecnica. Cioè io al posto del personaggio principale utilizzato nella pubblicità ci metto un personaggio del sesso opposto. E vedrete che immediatamente o rimaniamo straniti o ci mettiamo a ridere. Ecco, questa nostra reazione è molto importante da un punto di vista sociologico proprio perché ci sta dicendo che prima c'era qualcosa che non vedevamo. Quindi direi di provare a fare questo. E l'altro elemento, che è l'altro elemento che io suggerisco sempre ai miei studenti, è di provare a immaginare di aggiungere un testo a quello che quella posizione, quella figura, eventualmente vestiti messi sulla modella, porta la modella a dire. Cioè, che cosa mi sta dicendo quella figura messa lì in quel modo e vestita in quel modo in pubblicità? Perché, per esempio, oggi vediamo anche moltissime pubblicità, adesso non in particolare di violenza, ma in cui ci sono anche dei modelli seminudi. E quindi spesso questo viene utilizzato per dire, ma come non sono solo le donne che vengono oggettivate, guardate, ci sono anche tantissimi uomini nudi o insomma solo in boxer, in mutande, che vengono rappresentati all'interno del mondo delle pubblicità. Bene, se noi proviamo a fare questo gioco del mettergli, no, il palloncino, la nuvoletta e vediamo che cosa mi sta dicendo l'uomo magari semisvestito, qui però mi sta guardando in quel modo, magari guarda fisso in camera, e proviamo a fare l'equivalente con una donna semisvestita uguale, ecco, allora capiamo comunque quali sono le linee del potere che sono all'interno Dicono di cose queste pubblicità. diverse. Esattamente, secondo me sì, spesso viene fuori cose diverse, quindi provate a sostituire il maschile e il femminile e a provare a capire che cosa vi dicono quelle immagini. Prendiamo nota dei consigli e lo faremo. Probabilmente sarà anche divertente. Sì, Imparo, ok? è una bella operazione, sì, e poi noi stessi dobbiamo imparare ad ascoltarci, quindi le nostre reazioni diventano il segnale per capire quello che sta succedendo. La ringraziamo intanto per l'intervento e le chiediamo solo l'ultima cosa, l'ultimo consiglio. Esattamente. Essendo noi, cioè occupandoci noi anche di libri e quindi dovendo in un certo senso per contratto dare dei suggerimenti, le chiediamo quindi di consigliare qualche testo che possa permettere di sapere appunto di più. Ovviamente può sicuramente consigliare anche il suo, Tutto ciò che ha tutto ciò che ha scritto. scritto. No, allora, è un testo, secondo me, costruito molto bene, molto interessante. È stato curato da Valeria Babini, che era una collega di Bologna. Si intitola Lasciatele vivere ed è appunto una raccolta di testi scritti da persone molto diverse ed è un libro molto utile perché sono abbastanza brevi, puntuali e tocca diverse tematiche, quindi sicuramente questo testo ve lo consiglio. La casa editrici è Pendragon, quindi Valeria Babini, Lasciatele vivere, è uscito un paio di anni fa, insomma si trova ancora, è del 2017.
un altro libro che invece è più sull'amore, visto che questo è un nodo che tocca a tutti noi e che vale sempre la pena approfondire, è un altro testo scritto da un'altra collega romana che si chiama Gabriella Turnaturi, una donna magica anche lei, molto energetica, molto, molto particolare, così come il suo libro, e il titolo è Non resta che l'amore. Ed è invece un testo del Mulino, quindi un po' più cadenzatrice, che conoscerete tutti, sì. Ed è uscito nel 2018. Okay. E poi invece l'ultimo libro che vi volevo consigliare, e questo non solo lo consiglio ai vostri ascoltatori e ascoltatrici, ma vi consiglierei anche di regalarlo a tutti i vostri cuginetti e cuginette o insomma nipotini, adolescenti, si intitola Bastava chiedere. Ed è un libro di fumetti, l'autrice si chiama Emma, è uscito adesso per la terza, ed è appunto un libro di fumetti, quindi riesce a semplificare tutta una serie di dinamiche tra il maschile e il femminile, dall'amore alla violenza alla cura, in un modo apparentemente leggero ma molto profondo. Ok, la ringraziamo per i consigli. Li riproporremo di sicuro anche sul blog per i nostri lettori, sì, così potranno ritrovarli direttamente. Grazie mille per l'intervento. Ci mancherebbe, grazie a voi. È stato un piacere. Buona giornata. Arrivederci, arrivederci.